Comunque, la storia non è proprio come ve l'hanno raccontata. Cioè, Zelensky è un attore che nel 2016 è diventato famosissimo per una sitcom. Questa sitcom si chiamava Servitore del Popolo. In questa sitcom interpreta un professore di storia, molto amato dai suoi ragazzi, che un giorno si sfoga con un collega sulla situazione politica ucraina. Questo sfogo nella sitcom viene ripreso di nascosto da un alunno, postato su internet e, sempre nella storia della sitcom, diventa virale. Ma così virale che questo professore alle successive elezioni viene eletto presidente dell'Ucraina. Ora, la sitcom ha avuto un successo così straordinario in Ucraina che da lei è nato un movimento politico così forte, ma così forte di gente che guardava questa sitcom che alle successive e vere elezioni Zelensky, l'attore, è stato davvero eletto presidente della Repubblica, come nella sitcom. Non ha eletto un uomo, ma un ruolo, un'idea. Allora, noi questo monologo, quello che faceva partire la sitcom, abbiamo pensato di farvelo ascoltare. Perché se ci pensi, Floris, se ci pensiamo tutti, questo monologo ha cambiato la storia. Da queste parole recitate in una commedia è partito un cambiamento. Grazie a lui è stato eletto un presidente che sta combattendo una guerra di libertà. Cioè, queste parole dimostrano la potenza dell'arte, della cultura, della parola che cambia il destino di ogni uomo, di tutti gli uomini. Quindi, con emozione e rispetto, vi facciamo sentire il monologo che ha fatto in qualche modo cambiare l'Europa e l'ha fatta diventare quello che oggi Zelensky, nella commedia di cui vi abbiamo parlato, diceva così. Sai che c'è? Che sono stufo, sono stanco. Sai perché abbiamo delle vite di merda? Perché la nostra scelta comincia quando andiamo a votare. Lo capisci? Non c'è nessuno da scegliere. Scegliamo tra due merde. È così da 25 anni. E sai cosa è stupefacente? Non cambierà nulla, nemmeno stavolta. E sai perché? Perché tu, mio padre, io stesso sceglieremo di nuovo una merda. E diremo, sì, vabbè, è un po' merda, ma è meno merda degli altri. E lui andrà al potere e comincerà a rubare, rubare, rubare. Ogni volta cambia solo il nome, ma fanno tutti la stessa cosa. E a nessuno importa. A te non importa, eppure a me non importa. Niente, non ce ne importa un cazzo. Se io potessi andare lì per una settimana sola, ti farei vedere. A spazzare via i loro cortigiani, i loro privilegi, le loro auto di lusso. Il presidente dovrebbe vivere esattamente come un insegnante e ogni insegnante dovrebbe vivere esattamente come il presidente, con la stessa dignità che ho io. Io, che insegno la storia, ma della storia non gliene frega un cazzo a nessuno.